Dal 22 al 27 ottobre Napoli ospiterà la manifestazione Le quattro giornate del cinema di Napoli, obiettivo lavoro, un evento promosso dalla Federazione Unitaria Italiana Scrittori per scoprire talenti della scrittura cinematografica e televisiva e promuovere occasioni di lavoro. Un festival che nasce e quindi noi siamo a favore delle cose che nascono, così come siamo a favore delle cose che riescono a continuare. Io penso che gli intenti sono ottimi, che avremo la possibilità tutti noi, soprattutto gli appassionati e i giovani, di vedere nei fatti come nasce e come cresce una nuova offerta per Napoli, e siamo convinti che tutte le premesse che ci hanno raccontato saranno non controllate da noi, ma verificate dalla passione e dalla competenza dei ragazzi e dei giovani che amano molto il cinema, mentre il cinema qualche volta oggi sembra un po' in difficoltà. Il festival si articola in 7 sezioni, con un occhio attento ai documentari, ai videoclip e alle scritture per il web. La sceneggiatura vincitrice della sezione lungometraggi riceverà un finanziamento per la realizzazione del film che sarà girato a Napoli. Noi siamo delle organizzazioni d'origine sindacale. Noi vogliamo modificare il modo di fare sindacato, non più la tutela semplicemente degli occupati e dei pensionati, ma anche un sindacato che tutela le occasioni in cui si può prospettare lavoro, che tenta di organizzare i lavoratori perché le aziende non chiudano, formando cooperative, che cerchi di fare in modo che il lavoro sia più distribuito e soprattutto che cerchi di fare in modo che le opportunità nuove, dei lavori nuovi che vengono fuori anche dall'online, anche dal web, trattandosi anche di cinema, siano fortemente favoriti e incoraggiati. Il cinema italiano è un cinema fondamentalmente napoletano. Noi cerchiamo anche, a proposito di teatro, di sviluppare anche un discorso con il teatro. Abbiamo già preso contatto con Teatri Uniti per vedere se riescono a formularci una proposta da sostenere. Noi pensiamo che il cinema documentario sia molto importante qui a Napoli in questo momento storico. Una dimostrazione è il fatto che Il Leone d'Oro a Venezia quest'anno è stato un documentario. Noi crediamo che questo linguaggio sia un po' il linguaggio della modernità. L'abbiamo sostenuto come associazione da tanti anni qua a Napoli e pensiamo che possa essere una delle specificità più interessanti di questo festival. Il 22 ottobre al Teatro Mercadante la cerimonia di inaugurazione. Le proiezioni saranno ospitate nei cinema Filangieri, Modernissimo, America, Blu di Prussia, La Perla, Metropolitan e Astra. Al PAN sarà allestita una mostra sui fotografi di scena. Il programma degli eventi su www.quattrogiornate.it. Napoli con i suoi protagonisti nel cinema ormai contribuisce all'immaginario mondiale. E nella città io credo che c'è da questo punto di vista una grandissima possibilità di far emergere tante altre figure e tanti altri protagonisti.